Buongiorno ai telespettatori di Cilento TV e benvenuti alla nuova puntata di Pensa Diverso. Ospite Francesco Carbone di Alfano, consigliere di minoranza. Sei stato anche in maggioranza, però poi spiegherai meglio tu questi passaggi. Però una cosa mi ha colpito, ci ha colpito, e penso che valga la pena parlarne, cioè questa convenzione che c'è stata tra il comune di Alfano e il Tribunale di Vallo della Lucania per lavori di pubblica utilità per quanto riguarda dei detenuti, giusto? Bisogna stare Ecco, attenti. No, prego. Vabbè, io mi no, no. rifaccio, voglio Scherzavo, dire. Poi scherzavo, scherzavo. spiegherai tu. Prego, Allora, farò, Francesco. magari faccio innanzitutto una ripercussione storica di quello che è Certo. successo. Praticamente il 7 di ottobre la giunta di Alfano appunto approvava la stipula di questa convenzione tra il Sì. comune di Alfano e il Tribunale di Vallo della Lucania per lavori di pubblica utilità per quanto riguarda i detenuti. Ora, dopo ne parleremo bene perché il termine detenuti poi è stato il centro della questione del Consiglio di venerdì, anche se il tema era tutt'altro, però è stato il centro della questione e È quindi per vorrei sviare, aprire. penso, se le questioni di lana caprina. Abbastanza palese. Comunque farò prima una ripercussione storica e poi arriviamo poi a parlare Certo. di questo dato. Il 7 di ottobre la giunta di Alfano appunto approvava questa stipulava questo contratto, questa convenzione con il Tribunale di Vallo della Lucania. E, il 2 novembre usciva un articolo su infocilento.it che appunto parlava di questa convenzione, usando il termine detenuti. E, successivamente, ovviamente, i cittadini erano preoccupati e hanno iniziato a A parlare, è diventato farmi argomento delle poi di domande. discussione, Io giustamente. credo abbastanza Anche giustamente. perché poi la partenza, no? Cioè io questo non noto subito una cosa, che un provvedimento del genere si porta subito in consiglio comunale. Di regola sì, di Voglio norma dire, sì. no, no, Di si fa in norma sì. giunta. Di Vabbè, comunque vai. norma sì. Di norma sì. Vengono giustamente a rivolgermi le preoccupazioni e io inizialmente faccio un attimo muro. Faccio un attimo muro perché va bene la delicatezza del provvedimento, però non al provvedimento in sé, alla reintegrazione di persone che hanno commesso dei reati, persone che sono trovate in situazioni particolari, per me è un lato assolutamente positivo. E quindi ho fatto un attimo muro. Successivamente, dunque, mi sono informato sulla questione e lì ho trovato una degenerazione della convenzione, una scelta scellerata e folle nella forma, non nell'idea in sé. E quindi Sì. ringrazio Cilento TV che mi dà la possibilità di spiegare, perché nel Consiglio Comunale di venerdì, quando Poi cercavo di diventa spiegare, una caciara. diventa una pagliacciata, ma è stata una pagliacciata volutamente, non è che si è voluta fare la pagliacciata, non ho avuto modo Parte di chi? Da da parte di chi parte. voleva coprire magari Ho capito. determinati Certo. provvedimenti, determinate scelte. Perché qual era il vizio? Il vizio era l'articolo 4 di questa convenzione. Se lo dico, cosa contiene l'articolo 4 è qualcosa da rabbrividire, perché gli oneri di questa convenzione sono a carico del comune. Che tipo di oneri? Stiamo parlando di un comune che ha avuto difficoltà a gestire tre cagnolini randagi, che Pensi quindi non si riesce ad esprimere e a dare delle risposte nelle pratiche ordinarie e si lancia in pratiche diciamo sulle straordinarie. casse vuote, va, mettiamola così, o semivuote, Questo o con un occhio sì, con ha un stupito qualcuno, ma a me ha fatto venire delle preoccupazioni. Io non capisco come ci si stupisce, ma credo che sia una cosa abbastanza normale. Che tipo di oneri? Oneri assicurativi, oneri professionali e soprattutto il dato più preoccupante, perché questa qua è pazzia, non c'è altro termine, oneri relativi a responsabilità civile, a civili per incidenti verso terzi. addirittura. Quindi come si doveva far carico di eventuali incidenti se magari verso terzi, insomma, Verso più o terzi. meno è Quindi, questo quello che si capisce. nel momento in cui mi sono accorto di questo vizio, di questa scelta folle, allora in quel momento ho impugnato la situazione e quindi ho fatto quello che credo che sia il diritto, ma soprattutto il dovere di un consigliere, perché hai una fetta di popolazione
che viene a rivolgersi per, si rivolge a te per portare a galla appunto delle preoccupazioni. Quando io ho appurato che le preoccupazioni erano fondatissime, anzi erano pure poche in confronto a quello che poi era il dato reale, allora ho fatto un'interrogazione formale, scritta. Giusto. In cui ho sottolineato più volte di essere a favore di questo provvedimento, ma di essere preoccupato per le risorse economiche, quindi ho fatto un'interrogazione in cui chiedevo che piano di sicurezza, come si intendeva garantire la sicurezza ai cittadini, dove il fondo di bilancio, quindi dati tecnici ho chiesto, non pagliacciate, il fondo di bilancio dove si prendevano le risorse economiche e i responsabili che avrebbero gestito. Ma io ti voglio sottolineare una cosa, ma il principio è quello che comunque un consigliere comunale o di maggioranza o di opposizione deve fare gli interessi del paese dove vive, la prima cosa. Ci sono delle avversità, diciamo che in alcuni momenti mancano proprio i principi della, della democrazia e di come funziona la macchina amministrativa, e sono persone che sono nella macchina amministrativa da tanto tempo. Questo è il dato che mi preoccupa, perché da lì apriti cielo. Io ho fatto un'interrogazione, quindi il mio diritto e il mio dovere verso i cittadini, mi arriva una risposta del tutto fuori luogo. Alfano come Alcatraz. Addirittura. Alfano non diventerà una prigione e bla 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 bla. Allora la mia domanda è: chi ha parlato di Alcatraz? Chi ha parlato di prigione? Da lì è iniziata l'attività da regista del nostro sindaco e quindi si è iniziata a creare una storia, delle trame e delle, ovviamente, delle... Deviando il nocciolo. Poi. Deviando il nocciolo e soprattutto trasfigurando poi quella che è la realtà. Perché io sono diventato quello che voleva fare politica. E quindi niente, quindi io faccio i manifesti il giorno dopo proprio per far intendere queste pagliacciate, questo tenore non lo accetto. Perché mentre lei vive a Sapri, mentre tu stai a Sapri, io ho cittadini che si rivolgono preoccupati, ti ho rivolto un'istanza formale e scritta e non accetto queste pagliacciate. Quindi il giorno dopo mi sono prodigato a fare dei manifesti. Il manifesto era breve, anche perché non credo che ci sia bisogno poi di allungare tanto il brodo su una questione così delicata e così chiara. Sì, quindi sì. Era detenuti ad Alfano, no, il sindaco deve prima. Noi, io dico no, se prima il sindaco non ci rassicura, se non dice in che modo... Mi sembra delle richieste... giuste, democratiche, voglio dire. Di lì la pagliacciata più grande che abbiamo assistito è la convocazione di un consiglio comunale, contando di maxi schermo fuori, uno spettacolo, doveva essere uno spettacolo in cui dovevo essere colto in fallo. Additato, dice. Additato. Come un tore, dai. Però bisogna fare sempre i conti bene prima di avviarsi. Certamente. In determinate situazioni, perché rischia che invece di farla fare la figura la fai. Invece vai per darle, li prendi. E la fai. Non mi soffermerò sugli altri argomenti del Consiglio Comunale. Praticamente, alla mia domanda, alla mia interrogazione lecita, l'argomento di difesa del sindaco è che mi avrebbe denunciato se solo io avessi usato di nuovo il termine detenuto. Ricordo che... Ma qual è il problema? Anche in Focilento.it il 2 novembre usava detenuto, ma denuncia anche loro. Ma poi chi devi denunciare? No. Perché? A parte che siamo in una dialogica politica, quindi che mi minacci. Ma io penso che almeno nei vocaboli si è liberi. Ma poi, analizziamo la situazione. Perché se io devo andare a fare un esame, sono iscritto a giurisprudenza e devo andare a fare un esame, allora io ti dico, va bene, è un imputato che chiede la sospensione del processo commutandola in lavori di pubblica utilità. Se io devo parlare in gergo, comprensibile... No, ma in sostanza è come dire la differenza tra... netturbino, operatore ecologico. Ci sono delle sfumature che sono sopraggiunte sicuramente, ma in sostanza il messaggio che deve arrivare, anche perché sennò stiamo dicendo una follia. Sennò il sindaco ci sta dicendo che esistono persone che non commettono reati. Io non commetto un reato.
Tuttavia chiedo, non voglio fare il processo, anche se sono, non ho fatto il reato, non ho commesso il reato, non lo voglio il processo, voglio andare a fare lavori di pubblica utilità al Fano. Chi? Chi sono queste persone? Un altro dato che a me ha infastidito molto è il fatto del minimizzare, di dire si tratta di processi di microcriminalità, di chi ha bevuto il bicchiere e si è messo alla guida. No. E tu sei, oltre a essere il sindaco, sei un avvocato. E sai benissimo che rientrano anche reati di rissa, come no, furto aggravato, sì, quindi sì, immagina le nostre comunità. Non dico che bisogna avere un atteggiamento pregiudizievole verso questo. Sì. Il fatto è che se lo compie un individuo, la responsabilità sono sull'individuo, il comune si sta accollando responsabilità terze. Quindi in questo preciso istante tu devi fornire degli strumenti che garantiscano la sicurezza. Alla domanda non è arrivata nessuna risposta. La risposta è stata: l'unica spesa è una spesa assicurativa di 30 euro INAIL. Quindi tu mi stai dicendo, tu vuoi far credere ai tuoi cittadini che con 30 euro di INAIL tu riesci a coprire tutte le possibilità di incidenti a terzi. È una bugia, mi vengono in mente i 30 denari di Gesù Cristo. Vabbè, benissimo. Poi, quando si è parlato di sicurezza, perché io chiedevo, ma la sicurezza che la garantisce, mi ha fatto parlare con l'assistente sociale. Ora io voglio dire, no, non sei una novellina che fa parte della... L'assistente sociale, il ruolo, il compito, le funzioni dell'assistente sociale sono nell'atto di reintegrazione di queste persone. Ma di certo l'assistente sociale non svolge funzioni di sicurezza. Quindi tu mi devi dire in che modo e con quali soldi. Lei ha chiuso il comizio, certo, perché quella era l'idea, sì, ha chiuso questo consiglio dicendo che ho fatto una brutta figura, che ho usato un termine inappropriato, che loro coprono con questi 30 euro, che quindi mi ha dato la risposta. Quindi alla fine i soldi dove li prendono? Se no, non ci sono soldi, non ne servono. C'è una pezza di appoggio per dire il bilancio, una voce specifica? Magari. Ecco. E la cosa più bella è che si è conclusa dicendomi che avevo fatto una figura perché ero stato colto in fallo. No, ma tu hai fatto gli interessi di affari. Ma no, è paradossale. Anche perché non si riesce a capire per quale motivo un comune si deve sostituire alla Caritas o quale vantaggio ne trae il comune in sé, proprio come istituzione. Poi con tutto il rispetto per chi deve recuperare, ci mancherebbe. Poi dopo, voglio dire, se queste prediche vengono da un sindaco leghista, Ma infatti, esatto, il messaggio a me, io dico che Alfano, chi vuole venire a fare un giro ad Alfano può vivere un pathos colombiano, no? In Colombia c'è il realismo magico, dove è vero quello che il più forte dice che è vero, ma poi non è vero. E proprio questo è quello che sta succedendo, perché è stato bello, io ho sottolineato più volte di essere favorevole al provvedimento in sé. Certo. All'interno, se inserito in un contesto che può permettersi, ma in un contesto che non riesce a mantenere un livello di ordinarietà, questo qua desta preoccupazione. Ed è paradossale quello che dici tu, che una persona che appartiene a una corrente politica giustizialista, è indiscutibile, irrompe nella scena politica italiana nel 92 il giustizialismo col cappio, Roma ladrona. Sì. Io che invece faccio parte di una corrente politica garantista, io vengo additato da lei che non ha capito niente né di quello che dico. Ma poi un meridionale che è della Lega, mi vengono i brividi, pensando a tutto quello che hanno detto i leghisti contro i meridionali. Se dovessi descrivere quello che è successo al Consiglio Comunale, era che io dicevo A, il sindaco capiva B e mi rispondeva C. Una pagliacciata totale. Non si è arrivato a un dunque, i cittadini non hanno avuto le loro risposte, perché è stata una discussione sul nominalismo, come chiamarli. Quindi alla fine comunque si fa sta cosa, la faranno. Io spero che adesso che ha avuto questa consapevolezza, che i cittadini sanno che le responsabilità, certo, ricadono su di lei, spero che non si accolli, che non si accolli questa responsabilità. Voglio dire, io te lo dico, non è che uno si può anche opporre a livello di organi superiori, insomma.
Vabbè, queste qua sono scelte politiche, sono scelte politiche che in fondo non contesto nemmeno. Io il mio compito è quello di interrogare, di rassicurare quei cittadini che sono preoccupati. E ti sto facendo questa domanda. Se tu mi assicuri, dici guarda, non ti preoccupare. Io con 30 euro di assicurazione sto coperto, la sicurezza lo fa l'assistente sociale e voglio andare così, svegli questa responsabilità. Bene. Ho capito. Ok, dire. Ci fermiamo 3 minuti, diamo la linea alla regia. Cilento TV, ufficio pubblicità 320 21 26 467. Cilento TV. Iannuzzi Moda, a Marina di Camerota, Vallo della Lucania, Sapri e Scario. MVA Connect di Montuori Mirco, località Masco 7, Santa Marina, Salerno. Telefono 0974 1926 087. Email info@mvaconnect.it. Spesa Amica. Scelgo bene ogni giorno. Scegli il posto giusto dove fare la spesa, dove sentirti a casa e farti consegnare il meglio ogni giorno. Spesa Amica. Salumi, carni, formaggi, frutta, vini e tantissimi altri prodotti sono selezionati attentamente per te dal nostro personale per garantirti qualità, freschezza e convenienza. Vieni a trovarci al supermercato Spesa Amica a Marina di Camerota, in via San Domenico numero 14. Spesa Amica. Scelgo bene ogni giorno. Fabrics Pub, Marina di Camerota, via Bolivar, al fianco di Ottica Cele. Resta aggiornato sui fatti che ti interessano. Clicca www.cilentotime.it, un portale di informazione chiaro, esauriente, facile da leggere. www.cilentotime.it, cronaca, politica, cultura, sport, turismo, salute, ambiente e tanto altro. Seguici su Facebook, Cilento Time, il giornale online del Cilento. Editore Opera News. Cilento TV. Ufficio pubblicità 320 21 26 467. Cilento TV. Allora, riprendiamo, ti faccio un'altra domanda. Tu sei di Alfano, che è un comune di 1000 abitanti più o meno, no? Sì. Comune piccolo, che ha la sua grande dignità, ci mancherebbe, conosco Alfano, sono stato qualche volta, però sembra un comune piccolo, come tanti comuni cilentani. Allora, a me piace in questo momento parlare di Cilento e territorio, no? Cioè avere una visione anche un po' più ampia. Cioè noi, secondo me, noi del Cilento dobbiamo incominciare a pensare e a parlare molto di più, e anche poi con i fatti, no? Di territorio e del nostro essere Cilento, ecco, secondo me.
Io sono per la fusione dei comuni, te lo dico subito, nel senso che mi piace moltissimo pensare, io sono di Camerota, pensare Cameroto unito a San Giovanni, a Rocca Gloriosa, cioè scusa a Celle Bulgheria, a Cendolo, anche a Pisciotto, fare un unico, come dire, comune. Come penso che Alfano, Loflano, Rocca Gloriosa, magari Montano, tutti quei comuni, cioè un'unica entità, magari anche Casella, se è lì vicino, quindi adesso magari Sanza, non lo so, cioè fare un qualcosa di più corposo per avere una popolazione più ampia che possa, come dire, contare di più nell'ambito occidentale, ma anche nell'ambito di questi fondi europei nel PNRR, no? Un po' al palo, però io vedo, diciamo, anche poca passione da parte dei sindaci verso questo tipo di problema, secondo me. Ecco, Francesco, tu in questo senso qua cosa ne pensi? Il tuo pensiero. Stai sfondando una porta aperta, per il semplice motivo che nel mio piccolo, dunque, tralasciando dunque l'attività politica, mi occupo da tempo di questo, proprio perché in virtù, magari, siccome mi occupo di politica e quindi magari capita di rapportarmi con altre, certo, realtà, è importante stringere delle relazioni. Ho avviato questo processo da tanto tempo, quindi ho una rete di amministratori amica, in cui appunto si condividono determinati argomenti e si cerca di ragionare in un'ottica organica, anche perché, come hai detto tu, prendo in esempio Alfano. Sì. Alfano, che è un comune di 4 e virgola poco chilometri quadrati, con 990 super giù abitanti, quindi è un paese che ha poco rilievo politico e non può assolutamente affermarsi se continua, in questo contesto politico moderno, a camminare da solo. C'è bisogno di pensiero nuovo, idee nuove. Nel mio piccolo, nel personale, io sono il vicepresidente di un'associazione di promozione territoriale e diciamo che in piccolo riproduce questa idea, nel senso che è costituita da risorse umane principalmente. Che tipo di risorse umane? Siamo prevalentemente ragazzi di Alfano, Laurito e Montanantilia, chi impiegato in politica, chi no, sì, e abbiamo cercato di unire figure professionali fondamentalmente, quindi abbiamo social media manager, grafici, fotografi, videomaker, certo, e varie altre figure, e attivarci dunque per promuovere il territorio. E noi compiamo un movimento sia interno che esterno. Il movimento esterno, diciamo che appunto ci occupiamo di promuovere il territorio, in che modo? Attraverso strumenti che sappiano occuparsi di un recupero identitario, prima di tutto, che pensiamo che sia quello che manchi. Ma interessante, questo lo sottolineo, perché poi magari parliamo di territorio e va bene, sì, ma una piccola parentesi la vorrei fare sul movimento interno che ha questa, sì, sì, associazione. Perché, tra l'altro, col turismo, se no non andiamo da, è troppo, è una cosa importantissima, però solo il turismo non basta. No, anche perché agricoltura e artigianato, bisogna unire queste forze. Ed è questi gli spazi in cui noi ci muoviamo. E ci muoviamo attraverso un processo interno che è più che altro una sorta di sperimentazione, perché abbiamo tutte queste figure che ti ho detto, la fotografa, il social media manager, il grafico, sono degli strumenti moderni che vanno ad approcciarsi al recupero e rivalidazione di momenti passati, trascorsi e antichi, sotto vari profili culturali, architettonici, ambientali. E quindi la sfida prima di tutto è quella dell'associazione, quella di riuscire a svecchiare, rivalidare il vecchio attraverso, sì, strumenti moderni, e nello stesso tempo dunque fornire una promozione territoriale che sia, appunto, abbia subito un processo che non si identifichi, quindi che non si esprima soltanto in nostalgismo o folclorismo. Non serve a niente. Quando io uso la parola rivalidare, per me è una parola importantissima, perché la rivalidazione che fa? Significa non prendere tout court, prendere per intero il passato per buono, ma no, significa prendere ciò che è di buono, cioè del passato, ciò che del passato si può ricontestualizzare, ciò che può, sì, essere strumento di forza per il territorio. Quindi quello che stiamo facendo con questa associazione. Mi piace anche molto il tuo pensiero sulla viabilità, lo devi dire, l'abbiamo parlato prima. No, beh, quello che scusa dicevo se prima, ti interrompo. No, figurati, perché, ma parto dal nome. No, il nome della nostra associazione è Curve.
curve sia sotto una dimensione appunto di curve stradali, sì, e sia sotto una dimensione di curve altimetriche, che poi è quello che secondo me caratterizza il nostro territorio, perché il Cilento detiene 4 riconoscimenti UNESCO, unico territorio al mondo a detenere, sì, questi 4 riconoscimenti UNESCO, uno dei quali è la biodiversità, perché proprio questa conformazione del Cilento è la nostra forza per avere dei determinati microclimi che creano lo sviluppo identitario enogastronomico del nostro territorio. Ora, se noi andiamo a rompere la scena e mettiamo in questa scena, in questo contesto, la velocità, andiamo secondo me a distruggere quella che è poi l'identità del posto. Io non sono mai stato un amante, un sognatore delle strade a scorrimento veloce che appunto tra queste montagne, tra questi paesaggi bellissimi vanno a distruggere. Io credo invece in una maggiore ramificazione, sì, tra i borghi, certo, ma sempre lenta, perché nel momento in cui noi andiamo a toglierci il valore della lentezza, ma non la lentezza nel senso di lentezza di essere ritardato, sì, nel senso di avere un ritardo, non di una lentezza che ti porta un ritardo, ma una lentezza che sia riflessione, pratica, esercizio. Il recupero che ti dicevo prima, un recupero che sia fatto sotto un profilo di rivalidazione e di senso, deve essere fatto proprio attraverso questi strumenti. Ed è una cosa importantissima. Sì, perché io prendo... poi ci porta anche all'agricoltura rigenerativa. Sì. Perché, è un discorso che sto affrontando, che sto sperimentando io con la mia ragazza, il mio orticello, certo, e stiamo un orticello più che di prodotto, ma è un orticello sperimentale, perché nel momento in cui io mi pongo come amministratore e capisco che l'agricoltura svolge un ruolo fondamentale nel nostro territorio, come il turismo, viene un po'... io devo chiedermi, per forza, se non voglio fare buchi nell'acqua e sì, continuare a perpetrare un tipo di amministrazione fallimentare, sì, devo assolutamente conoscere quello che faccio. Quindi che tipo di agricoltura? Bene, noi non abbiamo le pianure e non abbiamo la velocità. Quindi possiamo produrre, possiamo puntare ad un'agricoltura che sia dozzinale? No. Dobbiamo praticare un'agricoltura di qualità e quindi avviare il discorso verso cosa si intende per qualità e quali sono le pratiche, gli esercizi da recuperare e quali sono da abbandonare. Sì. E, come ti dicevo prima, la rivalidazione, il nostalgismo, il folclorismo consiste, faccio questo esempio qua, possiamo parlare della dieta mediterranea. Sì. Noi, la maggior parte delle persone, nell'immaginario collettivo, per dieta mediterranea si intendono quel tipo di alimenti. Io seguo la dieta alimentare, la dieta mediterranea, se mangio questo tipo di alimenti. Prodotti, sì. Il problema è che dieta, etimologicamente, significa stile di vita. Quindi seguire la dieta mediterranea non significa mangiare il pomodoro paesano, significa praticare... Non solo quello, ma... Esatto, praticare l'esercizio, sì, dal suolo. Produrlo. Dal suolo. Te lo devi fare, insomma. Partire dal suolo, dalla valorizzazione, sì, del suolo, quindi non partire dal prodotto, ma partire dalla valorizzazione del suolo, certo, della pianta, quindi dell'ambiente, che poi arriva a tavola. È tutto l'esercizio. Invece spesso le valorizzazioni dei territori sono sotto un profilo nostalgico, folcloristico. Quante volte, ma non è che sto dicendo chissà quali stranezze, quante volte hai partecipato magari a sagre, sì, dove magari sagra del cavatello, dove il pomodoro proveniva dalla Cina. Ah, sì, sì. E la farina, bene, dei cavatelli era canadese. È bugia. Non stai facendo turismo, sì, esatto, perché stai diventando bugia e non stai valorizzando il tuo territorio. E nemmeno il cavatello. Quindi queste pratiche, l'insieme di queste pratiche, l'insieme di queste male pratiche e mala gestione, secondo me vanno abbandonate. Invece dobbiamo usare i grani di Antonio Pellegrino. Esatto. che sono i migliori del Cilento. Anzi, io mi spingo, forse addirittura d'Italia. È giusto o no? Parla un po' di questa rete, cioè che fai parte, sì, perché mi piace anche far conoscere chi siete.
Ma il discorso, guarda, poi abbiamo poco tempo magari per parlarne, però cerco appunto di presentarlo in maniera... Non ti preoccupare, che ancora 5 minuti ce l'abbiamo. Bene, bene, bene. Con Curve abbiamo aderito anche al cumbaraggio, sì, col Monte Frumentario e... Questi termini cilentani che mi piacciono tanto. Sì, perché poi identificano bene l'azione. Sì, sì, sì. E quindi abbiamo... Dovremmo seminare a giorni, sì, il grano, i grani antichi, quindi attraverso poi una fertilizzazione organica, un tipo di processo, e poi con l'associazione solitamente quando poi si fa, non usiamo questo cumbaraggio soltanto come attività produttiva. Per vedervi al bar e per bere, insomma. È soprattutto cosa per fare seria. Un'attività produttiva, ma poi ci articoliamo anche un discorso di recupero storico, perché bene, nel momento in cui andiamo a mietere facciamo la mietitura a mano, facciamo delle rappresentazioni di come si lavorava il grano appena raccolto, come si conservava, sai, come si facevano le irmete, le gregne, i vari modi di conservarle, di tenerlo, e quindi cerchiamo di fare anche questa riproduzione, questa rievocazione, che non deve essere, lo sottolineo sempre, né folklore né nostalgia, ma deve un attimo inquadrare, sì, la nostra identità, quello che siamo, né vergognarci e né tantomeno sentirci poi il centro dell'universo, ma quantomeno prendere coscienza di quello che siamo. Un'ultima domanda, Francesco, in tutto questo, no, perché è un bel racconto che va sempre approfondito, però io in questa trasmissione piano piano vi inviterò un po' tutti quanti, però manca, come dire, il trade union. Il trade union è dato alla politica, da un lato il parco, da un lato anche i comuni, già l'abbiamo detto, che ogni comune è a sé, magari c'è un'unione dei comuni, ma serve a poco. Quindi le comunità montane magari hanno anche degli strumenti, però vengono usate ben poco. Quindi in questo senso qua, secondo me, mancano appunto proprio degli strumenti adatti per far sì che il Cilento diventi un'unica entità. Ecco, questa è l'ultima domanda che ti voglio fare, insieme a un tuo sogno. Questo... Che mi piace fare anche questo tipo di domanda. No, ma... Prego. E questo io credo che sia un processo, come te l'ho detto, sfondi una porta aperta, perché credo che sia un processo che o si ci arriva in maniera naturale e quindi in maniera forzata, oppure pian piano appunto la politica si deve interessare, perché se no senza la guarda, purtroppo deve è la realtà, la politica è anche a volte fa schifo quello che è, però gli strumenti te li dà la politica, non c'è niente da fare. Esattamente, delle volte io quando appunto mi trovo in situazioni come quelle di venerdì, ad esempio, sì, vabbè, non è che io adori fare politica, perché, anche perché sì, questa non è politica. No, no. Quindi quelle là sono dei momenti che ti danno un po' di sfiducia, dici ma che caspita, no, invece fare? No. No, perché, però no, tuttavia successivamente io sono convinto. Devi continuare. Sono convinto, noi spesso ne parlo con amici, no? Allora sembra strano perché per il mio carattere, per i miei interessi, certo, io mi prodigo a fare questo. Più che altro è il fatto che io credo che la politica sia uno strumento essenziale per avviare determinati discorsi. Sicuramente. Altrimenti ci stiamo davanti a un bar, chiacchieriamo, sogniamo, progettiamo. Sono sempre gli stessi che guardano l'amico, guardano il progettino per, sì, poi fare i piccoli favori. Non c'è una visione ampia appunto del Cilento. Questo è quello che manca. E a tua difesa. Dobbiamo pensare questo, insisto. Sì, no, ma a tua difesa ti dico che non è che chissà che stiamo dicendo. Perché fondamentalmente parlano i fatti, non è che... Purtroppo io lo vedo pure nel mio piccolo contesto. La comunità montana ne fa parte Alfano? Penso, no, di sì. No. Ah no, non lo sapevo. No, Alfano non fa parte nemmeno del CDA del CONSAC. 4 chilometri quadrati di territorio. Modo qua è un comune piccolissimo, quindi è normale. Io credo che sia quasi naturale che io abbia questa visione, perché sennò, sì, parliamoci, sì, sì, chiaramente, in un contesto moderno... Siete un po' isolati in questo senso, siamo dai. Siamo molto, molto... È un comune che ha la sua deve forza, fare un salto di qualità. Che ha la sua forza, certo, ha la sua forza, no, come no, ma deve essere inserito in un contesto più grande. Sì. Altrimenti è troppo piccolo per farsi valere. Ma sì, non lo dico io, sui i dati, fatti. Sui dati proprio. I fatti. E il sogno? Il sogno è quello, sì, di vedere col tempo, quantomeno di partire... Non ne parliamo. Ci sono le elezioni a maggio, ma noi ne parliamo già tra di noi. Ti raccomando, candidati.
abbiamo bisogno di persone come te. Spero che ci sia un gruppo giovane che ti dia forza e appoggio. Sì, sì. E come ti dicevo appunto, già da tempo ne parliamo appunto tra di noi, che quantomeno i comuni di Alfano, Laurito, Montano e Rofano, quelli che io identifico come l'Alto Mingardo, riescano a iniziare ad intavolare i discorsi di cooperazione, ma si parte dal anche piccolo, di ma si parte sé, dal piccolo, al di là della fusione. No, l'anno scorso è stata fatta una fusione sotto il profilo della squadra di calcio. Beh, hanno chiamato la Faraone, è un principio un di unire avanti. Le forze. Benissimo. Per giusto, io ti ringrazio Francesco della chiacchierata, grazie a voi. E ringrazio anche Cilento TV e arrivederci alla prossima puntata di Pensa Diverso.